Bagno di Romagna ha celebrato il prestigioso riconoscimento del Borgo Termale tra i borghi più belli d'Italia, alla presenza dell'amministrazione comunale e di tanti rappresentanti delle istituzioni. I Borghi più belli d'Italia è un circuito selettivo a livello nazionale che mira alla valorizzazione di quei borghi italiani che esprimono un campione esclusivo di patrimonio storico, culturale, ambientale e di tradizioni locali, che rappresenta il valore peculiare dell'Italia nel mondo. Riconoscimento, sindaco, che rappresenta l'ennesima conferma del valore di Bagno di Romagna. Sì, questo è un grande riconoscimento perché ha una valenza nazionale e i criteri di verifica per entrare all'interno del circuito dei borghi più belli d'Italia sono molto molto stringenti e numerosi, lo diceva il Presidente, 72 criteri di selezione, e essere a ricevere questo riconoscimento significa e conferma il valore di Bagno di Romagna, ma anche le potenzialità che può esprimere sia in ambito turistico ma anche in ambito culturale e di quelle che sono le tradizioni del nostro territorio. A chi dedica questo riconoscimento? Ma lo vorrei dedicare all'impegno che l'amministrazione comunale, la Giunta, ha impiegato con passione in tutti questi anni nel curare il borgo e tutto il nostro territorio. E far parte, assessore, di questo circuito rappresenta un'opportunità di promozione dei luoghi di Bagno di Romagna. Sì, assolutamente. Per noi essere entrati a far parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, oltre ad essere un elemento di grande orgoglio, è anche una grande occasione. L'occasione di entrare a far parte in uno dei circuiti più esclusivi che raccontano il nostro territorio dal punto di vista dei borghi più autentici, perché come si diceva anche durante la cerimonia, i borghi sono parte della colonna vertebrale della nostra Italia, che è l'Appennino. Molto spesso sono i luoghi che racchiudono ancora l'autenticità delle tradizioni, della cultura, dei saperi e dei sapori che fanno grande l'Italia. Quindi è l'occasione di mettere in mostra le nostre eccellenze, che non sono solo appunto le nostre terme, ma anche appunto la nostra gastronomia, i nostri patrimoni culturali e il nostro parco nazionale, tutti gli aspetti naturalistici che rendono Bagno di Romagna un'eccellenza che è tutta da scoprire. Appunto, non vediamo l'ora di farci scoprire sempre più italiani e anche turisti stranieri possibili. Riconoscimento, Presidente, tanto sentito anche perché conferito attraverso criteri stringenti di selezione. Beh sì, quando veniamo a fare queste cerimonie di consegna dell'attestato della bandiera vuol dire che il borgo ha passato una selezione molto severa, molto rigorosa. Ben 72 parametri noi controlliamo, tra cui chiaramente la bellezza estetica, perché borghi più belli bisogna essere prima di tutto belli, però non è sufficiente, perché occorre avere una buona qualità della vita per i residenti, dove devono esserci anche servizi essenziali per quanto possibile, un buon sistema di accoglienza e di ospitalità per i turisti e visitatori. E poi misuriamo anche la capacità e la volontà degli amministratori e della comunità nel voler tutelare e valorizzare l'ambiente, il paesaggio, insomma tutto quello che riguarda la tutela di un elemento essenziale per l'Italia, che è la bellezza del territorio, la qualità della vita, la comunità in quanto depositaria di tradizioni, di culture che sono uniche al mondo e quindi non possiamo permetterci noi di perderle, ma l'umanità intera non può permettersi di perderle. E allora cosa ci può dire di Bagno di Romagna, uno dei borghi più belli d'Italia? Beh, Bagno di Romagna, come tutti gli altri 347 borghi, chiaramente ha delle caratteristiche peculiari. Qui, vabbè, la caratteristica fondamentale è l'acqua, anzi l'acqua calda, diciamo. È una delle zone termali più interessanti e più importanti della regione, ma probabilmente anche dell'Italia. Ha fatto perno su questa sua caratteristica ormai da secoli. E quindi bene che continui così. Ho saputo che addirittura attualmente è la prima zona termale dell'Emilia-Romagna, il che non è poco, insomma, come risultato. Siamo molto contenti di questo, perché poi ogni elemento nuovo che si aggiunge a tutti gli altri dei borghi più belli d'Italia non può che farci piacere, e faremo di tutto naturalmente per valorizzarlo ulteriormente sia a livello nazionale che internazionale. E l'intera regione, assessore, festeggia questo riconoscimento? Ma proprio così, noi, tutto il territorio regionale è contento per questo successo di Bagno e trarremo tutti beneficio da questo successo, perché i borghi, la bellezza dei borghi può essere quell'ordito intorno al quale rilanciamo il discorso dell'Appennino,
che è un discorso di terme, è un discorso di patrimonio culturale, di patrimonio naturale. Proprio qui a Bagno di Romagna abbiamo una delle zone naturali più interessanti d'Italia, direi, piuttosto che della regione. E dunque anche nel futuro, in cui il digitale ci permetterà di lavorare persino nell'industria, nel terziario, abitando nella montagna, c'è un futuro in cui l'Appennino potrà riprendere e potrà iniziare una nuova stagione, dopo la stagione dello spopolamento, la stagione del benessere, del lavoro sofisticato dentro i territori naturali. Ed ha dichiarato che è un riconoscimento costituito da due parti. E beh, certo, il riconoscimento, questo è un club esclusivo, quindi per guadagnarsi il riconoscimento bisogna essere bravi. E quindi è come dire, Bagno di Romagna, siete stati bravi. Però poi è anche una promessa, una specie di giuramento, cioè in questo modo Borgo, Bagno di Romagna, decide di essere per sempre un borgo di eccellenza, e quindi Bagno non si potrà rilassare, dovrà continuare a migliorare partendo però da questo risultato.